dire in un'estrema sintesi. E allora andiamo a vedere cosa produciamo. Andiamo a vedere cosa produciamo e cominciamo a fare delle scelte. Delle scelte dove vedere i prodotti, quelli cosiddetti buoni e quelli cosiddetti cattivi. Come facciamo a scegliere i prodotti buoni e dividendoli in buoni e cattivi? Abbiamo già anche dei dati. Dei dati, ad esempio, oggi sentivo, i consumi sono diminuiti del 40%. Sembra un dato negativo detto così, io però da seguace del movimento della decrescita felice, istintivamente lo apprezzo. Riduciamo. Allora un lavoro da fare è studiare cosa la gente ha smesso di comprare. Allora il primo studio. E allora lì magari potremmo scoprire che ci sono dei prodotti futili, dei quali le persone possono vivere anche senza. E quello è già un punto di partenza, vedere quali sono i prodotti futili. Un altro criterio è quello dei prodotti pericolosi, in senso lato. Prendiamo a caso la plastica usa e getta. Adesso, al di là delle indicazioni a livello europeo per le eliminazioni, ma vediamo ad esempio sul nostro territorio. Io conosco un'azienda che fino a qualche anno fa faceva un monoprodotto, uno solo. È un po' come lo stuzzicadenti e i pitognazzi che tiravo fuori dal troncio, insomma. Guarda, fanno un prodotto solo e lo vende in tutto il mondo. È un prodotto che dura, a essere larghi, un minuto. Un minuto. Prende, si usa, si getta. Quindi estrazione, consumo del petrolio, trasformazione, trasporti, utilizzo, smaltimento dei rifiuti quando va bene. Ecco, su questa tipologia di aziende che bisogna lavorare dal basso, con la partecipazione. Discussione con i lavoratori, prospettare, dire loro che quelle aziende per le quali stanno lavorando non avranno futuro. Quindi è loro interesse studiare questa situazione. Io ho scritto una lettera in proposito quando c'è stato quel periodo in cui i lavoratori avevano le tette che si chiudevano una dietro l'altra e andavano sui tetti a protestare. Ho scritto una lettera con queste proposte, indirizzata alla CGL locale, regionale, nazionale, lettere morte, manco un grazie, mi ha detto, insomma. Dove prospettavo un percorso di analisi che parte quando io ho una ditta con un prodotto molto semplice, si può risolvere a livello locale. Ma adesso molte aziende lavorano conto terzi, conto quarti, conto quinti, per cui il lavoratore fa un pezzo ma non sa neanche dove va a finire, perché può essere un componente di un'altra ditta, un'altra ditta la lavora, la per lavorare, e quindi lì il livello di analisi diventa molto più complessa e quindi interverrà le strutture regionali e le strutture nazionali. Allora, per concludere, io ho in mente, in modo molto chiaro, l'esempio dell'olio di palma. Per quale congiunzione astrale non lo so, ma io so che a un certo punto la gente ha smesso di prendere l'olio di palma, ha smesso di prendere. Adesso vado a vedere cosa c'è prima e cosa c'è stato dopo. Ecco, le aziende hanno dovuto cambiare prodotto, non fanno più prodotto di palma. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che se dal basso ci si convince, ci si ragiona e poi si agisce, si può cambiare il mondo. Però bisogna avere questa voglia e questo impegno di analizzare queste situazioni e non, con tutto rispetto per il lavoro che vanno i nostri politici sindacalisti, aspettiamo il piano. Bisogna muoversi dal basso. Grazie.